È durata quasi 4 ore l'occupazione della filiale della Banca d'Etruria di Pizzoli da parte dei risparmiatori che hanno visto andare in fumo i loro risparmi con il decreto salva banche del novembre scorso. Sono passati ormai diversi mesi e l'unica risposta che è arrivata dal governo è quella del decreto sui rimborsi approvato, diventato legge qualche giorno fa, secondo il quale appunto avranno diritto soltanto a un rimborso parziale facendo domanda a partire dal 22 luglio. Un'occupazione animata, attesa, durante la quale è stato chiesto di contattare, di poter parlare con il presidente delle nuove quattro banche, Roberto Nicastro. Amedeo Gregori e Domenico Iannucci sono i referenti del comitato, alle spalle ci sono i risparmiatori. Insomma, che cosa avete chiesto questa mattina? Sì, questa mattina un'occupazione pacifica ma molto molto determinata da parte del Comitato Difesa Risparmiatori Banca Etruria di Pizzoli, in quanto alla luce delle dichiarazioni pubbliche della Presidenza del Consiglio, del Ministro Padoan e delle istituzioni, sembrerebbe che un aiuto dai 5 ai 10 miliardi, un aiuto di Stato, sia pronto per MPS, invece solo pochi giorni prima ci avevano ribadito la versione che gli aiuti di Stato nel caso delle prime quattro banche erano assolutamente da negare e quindi ci sentiamo fortemente discriminati di fronte alla legge. Con chi eravate a telefono poco fa? Eravamo a telefono con la dirigenza di Nuova Banca Etruria, abbiamo chiesto una linea diretta con il presidente Nicastro per chiedergli in qualità di presidente se avesse già sentito l'obbligo di appunto sottolineare questa potenziale differenza di trattamento dei cittadini di fronte alla legge. Tramite Facebook abbiamo mandato un comunicato alle altre associazioni e comitati che si sono venuti a creare dopo l'azzeramento dopo il decreto di novembre, e noi ci sentiamo di dire che se la risposta dal presidente Nicastro non arriva entro le 24 ore, noi insieme alle altre associazioni continueremo con questo tipo di protesta. Quindi ogni giorno occuperemo le filiali di Banca Etruria a livello nazionale. Si tratta di risparmiatori per lo più pensionati, piccoli risparmiatori, piccoli imprenditori che hanno perso appunto anche risparmi di una vita. Sì, come ormai è chiaro a tutti, si tratta di risparmiatori e non speculatori, quindi tutti i risparmiatori che si fidavano delle filiali in cui depositavano i propri risparmi. Nella filiale questa mattina è arrivato anche il direttore della filiale della Banca Etruria direttamente da Rieti, che ha aiutato insomma il responsabile della sede a contattare gli uffici della dirigenza delle quattro banche. Signora, anche lei ha perso i suoi risparmi qui? Sì, tutti i miei risparmi. I risparmi di una vita? Risparmi di un lavoro, anche di mio marito, non solo miei. E mio marito sono 22 anni che è morto, come ho già detto pure l'altra volta. Quindi io rivorrei almeno il mio capitale. Un blitz nella filiale, la seconda volta, insomma, per chiedere il rispetto dei vostri diritti? E voleremo tutti i soldi che ci hanno rubati, rivolemo almeno, solo per quello siamo venuti. Anche lei ha perso dei risparmi? Sì, sì, 35. C'è possibilità, signora, di recuperare questi soldi andati in fumo? Allora, dal 22 luglio si può scaricare su internet un sito, un modulo attraverso il quale si potrà ottenere l'80% del rimborso per chi ha un reddito inferiore ai 35.000 euro. La quale avete chiaramente esposto la vostra richiesta, a questo punto, come le ho detto, vi faccio carico di veicolare la richiesta. Vi chiedo, giustamente, visto che la richiesta l'avete 24 ore di tempo, altrimenti continueremo con manifestazioni pacifiche di questo livello, ma determinate.